Oggi bentornata alla mia cucina. Oggi vi vengo a presentare la marmellata di mele cotogne. Guardate, io l'ho tagliata veramente a mio marito, tutti a spicchi così. Li mettiamo con tutta la buccia nell'acqua e lasciamo bollire per una ventina, 30 minuti. Comunque, quando lo stuzzicadente oppure la forchetta già si affonda nella mela, vuol dire che sono cotte. Dopodiché li vado a sbucciare. Li taglio a tocchetti e facciamo la marmellata. Per ora andiamo sul fuoco e mettiamo a cucinare le mele. Dopo 30 minuti le fette di mela cotogna erano già cotte. Le ho messe in uno scolapasta, le ho fatte raffreddare, le ho sbucciate e poi le ho ridotte a purea con un mini peeler. Ora ho pesato la mia purea, sono 2,5 kg di purea. Vuol dire che dovrò pesare 1 kg di zucchero, perché fate il conto che ogni chilo di purea ci vogliono almeno 400 grammi di zucchero. Peso lo zucchero, lo vado a mettere in pentola. Ho messo lo zucchero, vado a mescolare per bene. Nel frattempo già ho acceso la pentola a fuoco basso. E mettiamo il succo, io di 2 limoni perché erano piccoli. Se sono grossi quelli vostri, basta uno e mezzo. Mescoliamo per bene. Ed ora portiamo a bollore. Dopo che bolle la pentola ci vorranno 10-15 minuti, non di più. La marmellata è pronta. Bene, l'ho fatta bollire e dopo la bollitura l'ho lasciata 7 minuti, già va bene. Io ho lasciato dei pezzettoni perché mi piace così. Andiamo a invasarla bella calda. Ovviamente i bicchieri li dovete sterilizzare prima e poi farli asciugare. Con questa marmellata potete fare delle crostate, dei biscotti, la potete spalmare sul pane, sulle fette biscottate. È una semplice marmellata, buona e gustosa. Vado a chiudere e la posizioniamo a testa in giù, in modo che fa il sottovuoto. E continuo con tutti gli altri barattoli. Ed ecco pronta la nostra marmellata, facile, veloce e gustosa. Abbiamo spalmato sui crostini, alcuni già li abbiamo mangiati, è bella solida, la potete provare che tranquillamente è andata bene. E allora, dopo che l'avete invasata, la mettete a testa in giù, la coprite con una copertina. Quando poi si raffredda è pronta per metterla in dispensa, la potete adoperare. Provatela se avete delle mele cotogne, perché è facilissima, buona e fa bene all'intestino. Mettete un like se vi è piaciuto. Un bacione da Francesco e Salvatore è tutto. Ciao, alla prossima!